Allora, serata di Torino di Selezioni Octagon, Thai Box Mania, una serata importante con tanti atleti importanti. Carlo Di Blasi, Emilio Appiana, Mauro Spadotto. Commento subito. Questa sera celebriamo un grande successo di Carlo Barbuto, che ha organizzato una grande serata, ma celebriamo anche un altro grande successo, che è quello delle selezioni di Octagon. Quando è iniziato questo progetto si discuteva della difficoltà a trovare degli atleti italiani di valore. Questa sera le cose sono cambiate, Carlo. Sì, hai ragione, Emilio. In effetti è stato un lungo percorso e vi dirò che è stato un premio finale quello che siamo riusciti a dare a questi atleti, ma soprattutto è stata una grande scoperta. Tu sai quanto io oggettivamente, realmente, ero molto scettico all'inizio sulla possibilità degli atleti italiani a confrontarsi con degli atleti così forti come quelli che noi facciamo venire ogni anno a Open. Poi un giorno, negli uffici del Jupiter Sport, mi lanciaste questa idea: ma perché non li metti in gara, fai un torneo? Iniziamo, onestamente, il primo, lo propose Mauro, perché ci fu quel match storico, anche se, diciamolo pure, organizzato su due piedi al Cirigone contro Franchi. Risultato, tra l'altro, anche dubbio, molto dubbio, e che comunque permise a Cirigone di venire a Milano e fare la sua figura contro un atleta thailandese. Da lì effettivamente la scintilla è nata e oggi siamo a un torneo che ha più di 100 atleti con in qualche categoria, in due categorie abbiamo ben 16 atleti e soprattutto si iscrivono in oltre 200 atleti, quindi oggettivamente la stirpe italiana guerriera ha iniziato da un'idea buttata lì così, ma che oggettivamente poi ha dato i frutti che vediamo questa sera. Questa sera abbiamo visto veramente dei grandi match fra i italiani. Sì, e soprattutto vediamo un'evoluzione importante, ossia negli anni, questi pochi anni da cui abbiamo iniziato, abbiamo visto crescere veramente il livello e stasera, mi permetto anche di segnalare, abbiamo visto un bellissimo match femminile, quindi non solo atleti uomini ma anche atlete donne di grande valore, di grande grinta, di grande carisma anche sul ring e veramente speriamo in una crescita continua. Sai una cosa, Emilio, onestamente, oltre a celebrare un grande Made in Italy, quello che abbiamo visto stasera, c'è un Made in Italy particolare che non è quello del luogo di nascita, ma è del luogo di appartenenza. Rispetto ai campionati italiani, dove possono partecipare solo atleti con di nazionalità italiana, alle selezioni di Octagon possono arrivare atleti, purché residenti e regolari, in Italia di qualunque nazionalità. Bene, noi abbiamo degli atleti che parlano italiano, si allenano in italiano, coach italiano, di scuola italiana, ma che sono stranieri. E questo per me è la più grande soddisfazione, perché stiamo dando lavoro, immagine e anche un po' di gloria a questi ragazzi che se lo meritano. E il pubblico risponde veramente alla grande, perché stasera abbiamo avuto veramente la sensazione di un pubblico appassionato che esplode nel momento in cui può veramente tifare per i nostri colori, per vedere dei ragazzi che ci mettono tutto l'impegno e una grande qualità. E allora approfitto per darvi un'esclusiva, visto che non l'abbiamo ancora detto da nessuna parte. Signori, a Octagon quest'anno ci sarà anche Michele Verginelli. E Michele Verginelli nella gabbia entrerà per combattere con un atleta internazionale, di cui a breve comunicheremo il nome, e farà il secondo match nella gabbia di Octagon, oltre a quello famoso ormai di Pedro Rizzo contro Valentin Overeem. Beh, questa è una grande notizia, uno scoop per www.international.it e una grande soddisfazione per chi ha sempre creduto in Iron Mike Verginelli, che sicuramente farà esplodere il forum di Assago per questa edizione di Octagon. Ed è un bellissimo ritorno al passato, perché ricordiamo che Verginelli è stato il primo campione di Octagon nel 1998 a Roma, l'unica data in cui sono andati a Roma, e poi ha vinto ancora nel 2000. Insomma, è stato un grande personaggio di Octagon che oggi era molto giovane allora, torna maturo, forte, per un grande match. Questa è l'esclusiva, giocatevela bene, perché ci sono quelli di chi crede dietro di voi, che è facilissimo che la lancino prima di voi, muovetevi perché è vostra.